Salute. Space Valley. Salute. Riverenze a tutta la valle spaziale. Frutta con il guscio, acari, pollini, pelo di animali, punture di insetti, piante. Ne esistono tantissime tipologie al mondo. Quelle che abbiamo citato sono solo alcune delle macrocategorie di allergie più diffuse. Ma se queste riguardano grandi quantità di persone, è anche vero che ne esistono altre molto meno conosciute e molto più assurde. Per esempio l'allergia agli esempi. Io ne soffro. Oggi vogliamo confermare il detto: c'è sempre chi sta peggio. Che sniffi? Sei di pizza. Parlando di alcune delle allergie più incredibili di cui uno possa soffrire. Se passate la giornata a starnutire per la polvere o se non potete mangiare alcuni dei vostri cibi preferiti, beh, dopo questa puntata vi sentirete molto, molto, molto meglio, molto meglio. Fortunatelli! C'è sempre chi sta peggio, dopo tutto, come chi soffre di allergia all'acqua. Più precisamente orticaria acquagenica. Ne soffre una persona su 230 milioni. Si manifesta con la comparsa di macchie e vesciche sulla pelle al solo contatto con l'acqua. Che poi da piccolo sarebbe stato il mio sogno, perché io non volevo lavarmi, non mi lavate, lasciatemi sporco, tanto non devo rimorchiare, non fa niente, lasciatemi sporco. Sarebbe stato veramente il mio sogno. Una persona che invece vuole lavarsi? A quel punto probabilmente sei fregato. Però mi sarei evitato tutte quelle scene da piccolo in cui mio padre mi trascina per casa e io tipo morto così, ma mi afferro le porte, gli stipiti, cercando di non farmi trainare dentro la vasca, poi piangente, lavato dall'acqua e dalle lacrime. Sarebbe stato fighissimo essere allergico all'acqua da piccolo. Questa malattia è più frequente nelle donne che negli uomini e si sviluppa per la prima volta durante la pubertà. E la cosa brutta è che chi è allergico sa che peggiorerà con l'età, quindi più andrà avanti, più starà male. Non potendo entrare in contatto con l'acqua, io mi domando però come facciano a bere. Siringhe, cannucce, la lanciano e provano... Qualcosa fanno? Pistole. Abbiamo provato a cercare su Google e abbiamo scoperto che l'acqua ossigenata non gli dà fastidio. Il problema è che non puoi berla l'acqua ossigenata. Vabbè, puoi. Muori, ma puoi. La cosa veramente pesante di questa malattia è che se ci pensi, vivi qualsiasi cosa con un'ansia gigante. Nel senso, non puoi uscire, che se viene a piovere sei fottuto. Non puoi fare un bagno, non puoi fare niente. Costante ansia di tutto, ma poi deve essere una cosa veramente dolorosa. Ti immagini un giorno di pioggia, la pioggia che ti tocca e diventi una vescica grande grande E prendi il volo. Fantastico. Ma no, ma per dire, esce, piove, magari esci invece con una giornata di sole, sei strassereno, contento, a posto, arriva uno stronzo con un super liquidator e muori anche lì. Cioè, come fai? Come è fai? È una morte gloriosa. Come fai? Come fai? Come fai? Come fai? Costante ansia. E puzza. Che poi, volendo, si può curare questa cosa, perché sarebbe peso se non si potesse curare, nel senso che... Soltanto che il farmaco con cui si cura è un farmaco per l'asma. Non è ufficiale per l'orticaria acquagenica. Non è ufficiale perché siete solamente in 32, quindi è difficile testare il farmaco su di voi. Siete rari. Siete brillanti. Che io poi ce l'ho un modo in realtà per far sì che tutto questo venga finanziato. Ci ammaliamo noi, va ammalate voi, ci ammaliamo tutti. Così diventano tanti quelli allergici all'acqua e finanziamo sti test e ufficializziamo il farmaco. Pubblicità progresso. Allergia alla tecnologia. Mi va bene non lavarmi, non bere, ma per favore lasciatemi la tecnologia. Vi prego, no. Videogiochi, cellulare, serie TV. Oh no, please, pietà. Finito. Sì. La gente allergica alla tecnologia cos'è che subisce? Beh. Accusa forti emicranie, tachicardia, vertigini e stanchezza in presenza di campi magnetici, onde energetiche o Dragon Ball. Vai via con questa videocamera!
non è una vera e propria allergia, perché non è riconosciuta dall'ONU. Non è l'ONU, è l'OMS. Il problema di questa allergia è che non è riconosciuta come una vera e propria malattia dall'Organizzazione Mondiale per la Sanità e dalla comunità scientifica. Questo perché mancano le prove scientifiche che correlino il rapporto causa-effetto tra sintomi ed esposizione. L'OMS ha provato tramite studi controllati che i sintomi non sono dovuti a un'effettiva allergia da campo elettromagnetico, ma da preesistenti condizioni psichiatriche, stress o sono causate dalla stessa paura per i campi elettromagnetici. Secondo te l'OMS come ha testato questa allergia? Se non sparando con il fucile a router contro i pazienti. Cosa? O le granate wifi. Per avere un buon esempio di questa allergia a sto punto, vi invitiamo a guardare Better Call Saul, dove c'è il fratello del protagonista che ne soffre. Non l'ho mai visto. Lui ha girato tutta la serie TV e poi non l'ha mai riguardata, perché sennò gli esplode il cervello. Allergia al pavimento. Pavimentitena? Sì. Antitena. Su me è pavimentitena. Pavimentitena. Ne soffre una persona su un miliardo. Quindi 6 o 7 persone. Sì. 6 o 7 coglioni. Non so. Se tu stai camminando per strada e trovi uno tipo così, hai trovato un altro esemplare raro, controlla, sia brillante. Questa allergia si manifesta con svenimento, emicranie, vertigini, macchie rosse sulla fronte al momento del contatto con una qualsiasi superficie. Col piede, mi chiedo? Con la pianta del piede? Anche col naso. Anche col naso? Quindi cosa devi giocare? Tutta la vita a strega in alto? Sì. Che poi in realtà non è qualsiasi superficie, è il pavimento. Cioè, se tu prendi questo pannello qua e lo tocchi va bene, se lo appoggi per terra e lo tocchi ti esplode una mano. Chiaro. È un'allergia così rara che la studia solo una persona, il signor Montgomery dell'Università della California. Solo lui la studia, probabilmente è malato egli stesso, quindi la sta studiando tipo così. No, appeso al soffitto. Però sì, insomma, signor Montgomery, dai. Guardiamo questi malati. Scoppia via. Ed è così bravo nei suoi studi che non ha capito da che cosa dipende. Grazie. Grande Moggy. Ciao Moggy. Io però in questi 30 secondi di conversazione so come guarirli tutti. Jetpack. Sono fatto male. No, se ci pensi, dai un jetpack sanitario a tutti, gratuito, compreso nelle tasse. Jetpack sanitario, ma sì, carta è igienica. Tipo, è tipo la marijuana sanitaria, che tipo prescrizioni, vai in farmacia, un jetpack e te lo danno. A posto. Non ci vai in farmacia. Ci saranno quelli online. Mandi qualcuno. Papà, mi vai a comprare il jetpack. Quindi non esiste una cura. Sì, invece. Non il jetpack. Non esiste una cura. La cosa peculiare è che si manifesta improvvisamente nel malato. Questo è lì che sta camminando e a un certo punto sviene perché tocca il pavimento, cade a terra, a contatto con il pavimento e muore. Ecco perché sono così pochi. Perché solo quelli che cadendo e atterrando su una superficie grassa al pavimento sopravvivono, sono veramente pochi. Oppure quelli che cadono e volano cadendo. Oppure chi dispone di una nuvoletta speedy. Allergia all'esercizio fisico. Ah, ecco, si spiega tutto. Cosa? Ce l'ho. No, Nelson, non è che sei realmente allergico all'esercizio fisico. Qui parliamo di un'anafilassi da esercizio fisico cibo dipendente, capito? No. Tutto? No. Ok. È una forma di allergia alimentare che si verifica nel corso di un esercizio fisico quando prima si è mangiato un determinato cibo. Quindi è il consumo di un determinato cibo che ti scatena l'allergia quando poi fai attività fisica, per cui se mangi il cibo da solo ma non fai fatica, stai in bolla. I sintomi più comuni sono prurito con orticaria ed eritema, disturbi gastrointestinali, ti viene lo squacquarone, problemi delle vie aeree fino allo shock anafilattico. I cibi più a rischio sono le uova, molluschi e crostacei, alcolici, no, grano e alcuni tipi di frutta e verdura. Sedano, pomodoro, pesca, uva, acino d'uva, grazzino d'uva, sedano l'uva, pomodoro d'uva, uva all'uva, nocciola al sedano. Solo quando corri però. Praticamente puoi mangiare solamente proteine in polvere. Ah, ecco, si spiega tutto. Allergia al freddo. Viene chiamata da tutti allergia al freddo, ma effettivamente non è una vera e propria allergia. Disinformazione. Diciamocelo, era più clickbait. Allergia da freddo, cazzo, clicky, era più clickbait. Ha gli stessi sintomi di un'allergia comune, quindi prurito e comparsa di arrossamenti della cute, che può anche sollevarsi fino a causare veri e propri ponfi. Ponfi? Ponfi! 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 Ho scorreggiato.
Pomf! Però non è causata da una reazione dei nostri anticorpi come le vere allergie, ma da una ipersensibilità della pelle. Oh, come sei ipersensibile. Ma come fai a testare l'orticaria al freddo? Chiaramente aspetti il freddo. Oppure chiudi il paziente in un freezer e vedi se muore. Al giorno d'oggi l'unico modo per combatterla è coprirsi molto, proteggere la cute, evitare anche magari di bere bevande molto fredde perché ti danno fastidio. Quindi stare bello per non soffrire il freddo e non morire. Nell'antichità invece costruivano delle grandissime barriere di ghiaccio per non far arrivare l'inverno. E gli estranei. E c'erano anche in realtà degli anticorpi a proteggere la popolazione. I corvi. Winter is coming! Appaio. Devo apparire. Bene, è giusto dire le cose come stanno, ragazzi. Vi abbiamo ingannato perché una delle allergie di cui avete parlato con una grandissima convinzione non esiste. Secondo voi qual è? Qual è? Indovinatelo voi nei commenti. Però quanto siamo professionali, ragazzi. Fiora, l'occhiallo. Bravi, sì. Avete quasi convinto anche noi che lo sapevamo. Volevo capire se Cesare era allergico all'acqua. Mi manca la voce. Grazie per aver guardato il video. Arriviamo a 5097 mi piace. Se no diventate allergici a stare seduti. E so che vi piace. Iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Noi ci vediamo al prossimo video. Saluti dalla Valle Spaziale. Fai così, no? Ciao. Sono Fradicio. Seguiteci sui social network che trovate in descrizione. E su Instagram. Fortunatelli. 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 Vaffanculo, Cartman. Metafoglio. Scrivo gigante. Perché scrivo grande le cose che devo urlare. Perché io scrivo preso da... Ma non basta l'asterisco, scusa. No, io scrivo. Cioè, se scrivo anche i puntini, tante lettere. Sei un futurista.